La ricerca farmacologica e sulle eziopatogenesi delle malattie reumatiche ha fatto enormi passi in avanti negli ultimi 10 anni, però la ricerca è in continua evoluzione. Ne parliamo col professor Bombardieri. Professore, innanzitutto, per quanto riguarda la ricerca di base, quali sono, diciamo così, le linee di ricerca? Su che cosa ci si sta muovendo? Il principale tema della ricerca è una personalizzazione della ricerca, cioè della terapia. E per esempio la farmacogenomica è uno dei campi su cui si cerca di individuare il farmaco più adatto per il singolo paziente. E questo vale, diciamo, sia per la conoscenza dei farmaci vecchi, come i cortisonici, i metrotrexate o altri farmaci, sia per i nuovi farmaci, perché noi sappiamo che appunto alla base della diversa risposta, diciamo, dei pazienti c'è anche un aspetto della risposta individuale che noi abbiamo ereditato e geneticamente determinato, non soltanto tanto quindi dalla malattia. Questo è un primo campo. Poi ci sono evidentemente tutti i meccanismi, la ricerca di base, tutti i meccanismi immunologici, la ricerca in vitro, la ricerca sugli animali, che devo dire in Italia non è molto, diciamo, in questo momento avanzata, perché noi siamo più orientati sulla ricerca di tipo clinico, anche se effettivamente negli ultimi anni ci sono stati, diciamo, vari gruppi di ricerca che hanno portato notevoli contributi alle conoscenze soprattutto delle malattie immunologiche. Parliamo di farmaci, oggi abbiamo gli anti-TNF, abbiamo inibitori delle interleuchine, abbiamo modulatori dell'infiammazione. Cosa c'è in sviluppo? Cosa arriverà nei prossimi anni? Senta, ci sono tutta una serie di nuovi bersagli, perché evidentemente sono stati nuovi mediatori, sono stati individuati, nuove citochine. E queste, diciamo, sono chiaramente mediatori che possono condizionare la risposta immune. Ci sono anche, diciamo, nuovi farmaci che agiscono anche nella parte finale del processo, cioè quello che nel processo di cicatrizzazione, per evitare quelle che sono non soltanto lo sviluppo ma anche la cicatrizzazione delle lesioni. Ci sono, questo per parlare dei farmaci che condizionano le malattie autoimmuni, per poi non parlare di quello che avviene per quanto riguarda i campi come diciamo noi molto vicini, per quanto riguarda l'artrosi o l'osteoporosi, dove evidentemente sono sviluppati dei farmaci che possono selettivamente bloccare o spesso, diciamo, ottenere risultati per quanto riguarda il miglioramento della salute dell'osso e delle articolazioni. Ecco, quali novità invece in termini di diagnostica e l'utilizzo dei biomarker? Senta, il biomarker è molto attivo, basta ricordare uno per tutti, per l'artrite reumatoide, per esempio gli anticorpi anticitrullina, che hanno aumentato notevolmente la specificità. Per quanto riguarda la individuazione di alcuni nuovi anticorpi, marker, biomarker, che sono stati individuati per la diagnosi. E poi adesso la ricerca si sta anche orientando nella individuazione di biomarker, particolarmente, diciamo, di quelle molecole specifiche che aumentano durante i processi infiammatori. Ci sono adesso degli elementi che ci fanno individuare alcuni di questi che possono essere molto promettenti, che sono elevati nelle malattie, diciamo, particolarmente nelle malattie infiammatorie croniche, e che si dimostreranno. Probabilmente dovremo verificare se sono efficaci nel monitorare anche l'efficacia del trattamento. Ecco, ultimo punto, la ricerca ha un piccolo problema, che costa. Cosa sta facendo la SIR per sviluppare la ricerca sulle malattie reumatiche? Abbiamo messo tutto quello, grosso modo, la SIR finanzia attivamente a questo momento la Fondazione Italiana per la Ricerca sull'Artrite, ha fatto questa fondazione che una fondazione riconosciuta, quindi che può diciamo, accettare anche finanziamenti da contribuenti esterni, ma da parte sua ha contribuito con circa mezzo milione di euro, tutto quello che sostanzialmente aveva, e attualmente ha finanziato due progetti, uno di epigenetica nell'artrite reumatoide e un altro sempre sugli aspetti immunologici, tra l'altro contribuendo entrambi con 150.000 euro. E tra l'altro il secondo progetto ha anche avuto al termine di una valutazione sia nazionale che internazionale, è stato attribuito al collega dell'Aquila, che con questo ha avuto un contributo sostanziale da parte della società per poter, diciamo, riprendere l'attività di ricerca in una zona disagiata. Poi abbiamo un altro progetto sempre finanziato sull'osteoporosi per quanto riguarda l'uso della vitamina D, e adesso sono stati recentemente stanziati finanziamenti per
dare la possibilità, diciamo, a giovani ricercatori, adesso è un bando che è attualmente in corso, di poter, diciamo, interfacciarsi con altri centri o sia in Italia che all'estero per fare brevi stage, per poter comunicare e poter animare quella comunicazione intergruppo che spesso è quella più difficile, diciamo, da poter finanziare, specialmente per i giovani ricercatori.